Buonasera a tutti, grazie di essere qui stasera insieme a noi. Insieme a Margherita, oggi parleremo degli oli essenziali doTERRA, dei benefici, di come utilizzarli, ma soprattutto l'utilizzo degli oli essenziali doTERRA all'interno dell'intera famiglia, quindi noi, i nostri bambini e i nostri amici animali. Quindi oggi ci soffermeremo principalmente sui nostri amici a quattro zampe. Ci teniamo a precisare che il contenuto che andremo a presentare è solo a scopo informativo e non è destinato a diagnosticare, trattare o curare alcuna malattia, quindi in caso di problematiche gravi dei vostri animali, ovviamente è sempre meglio consultare un veterinario e affrontare specifici problemi di salute insieme a lui. Sicuramente gli oli essenziali saranno un ottimo supporto da consigliare e valutare con il veterinario. Arriviamo quindi, allora, agli oli essenziali, i nostri amici a quattro zampe, quindi come dicevamo, gli oli essenziali doTERRA, con il loro benessere, possono essere un supporto a tutta la famiglia, quindi da noi adulti, ai nostri piccoli amici e ai nostri bambini. Vediamo cosa sono gli oli essenziali. Gli oli essenziali sono delle sostanze molto pregiate, sono estratti da piante, radici, bucce d'agrumi, cortecce, da tutte le parti della pianta, anche dei fiori. E quindi è proprio l'essenza principale della pianta, il suo sistema ormonale immunitario. Quindi pensate effettivamente che potenza ha l'olio essenziale, addirittura l'olio essenziale è fino a 70 volte più potente della pianta stessa. Come vengono estratti? Vengono estratti generalmente con un metodo di spremitura a freddo tramite distillazioni in corrente di vapore. A cosa servono? Gli oli essenziali, partiamo effettivamente dalle stesse piante, come utilizzano gli oli essenziali che producono. Lo usano per la loro difesa, proprio dalle malattie, per difendersi dai predatori o addirittura per attirare i predatori, perché li possono utilizzare, pensiamo all'impollinazione, attirare gli insetti proprio per permettere la riproduzione. E anche l'uomo effettivamente può beneficiare di una gamma di benessere fisico ed emotivo utilizzando questi oli essenziali. Possiamo difenderci da virus, batteri, funghi e parassiti. Possiamo, hanno un effetto repellente verso gli insetti, per esempio la stessa lavanda, geranio, rosmarino, ci sono tantissimi oli che effettivamente tengono lontani gli insetti, come le zanzare, magari quello che dà più fastidio, aiutano a riparare tessuti, piccole abrasioni, rughe, ferite e attraverso l'olfatto aiutano a moderare le nostre emozioni. Perché quindi usare gli oli essenziali? Appunto, oltre a difenderci da virus, parassiti, batteri, calmano i dolori, riducono quindi le infiammazioni, è sicuramente un ottimo metodo di prevenzione, migliorano l'aspetto della pelle, possono essere usati come prevenzione quindi sia psicofisiche o ovviamente vengono utilizzate per migliorare l'emozione. Adesso vediamo nello specifico per tutti questi benesseri come vengono utilizzati gli oli. Una cosa molto importante che ci piace precisare sugli oli essenziali è che non creano assuefazione. Sono mediamente 200-300 molecole differenti nell'olio essenziale e quindi pur non perdendo di efficacia, hanno una complessità chimica di cui il nostro corpo non può abituarsi. Voi considerate che anche se si parla dello stesso olio, ogni volta che viene estratto, distillato e messo in una boccetta, quella boccetta sarà sempre diversa, avrà sempre molecole diverse che avranno la stessa efficacia, ma non permetteranno al nostro corpo di abituarsi, quindi di creare assuefazione. doTERRA, quindi, principalmente, cioè noi oggi parliamo di oli essenziali naturali, puri, doTERRA. doTERRA è una società americana, in latino significa dono della terra, nacque il 25 aprile del 2008 da un gruppo di professionisti, quindi da un gruppo di persone specializzate, professionali, che avevano un unico obiettivo, quello di condividere un nuovo modo di
di standard di oli essenziali di grado terapeutico, quindi avevano una specializzazione, conoscenze e professionalità che li hanno portati a creare questa società che principalmente produce oli essenziali. Oli essenziali, ci teniamo a precisare, ogni volta che ripeteremo oli essenziali, ci precisiamo sempre doTERRA, perché gli oli essenziali non sono tutti uguali. Adesso ne vedremo diversi per l'uso degli animali, chi già ci ha seguito altre volte li ha visti per l'uso proprio cioè, di noi adulti o dei bambini. Ma gli oli essenziali non sono tutti uguali, dire oli essenziali naturale, è riduttivo. Noi ci teniamo sempre a dire oli essenziali naturali, doTERRA. Puri e naturali. Perché? Perché gli oli essenziali, sugli oli essenziali non esiste una legislazione globale che determina effettivamente la purezza dell'olio essenziale. Quindi l'olio essenziale è sinceramente il prodotto più facile da adulterare. Quindi è possibile che nel canale di commercializzazione gli oli vengano diluiti, soprattutto quello che avviene principalmente. O peggio, possa essere integrati di sostanze chimiche, solventi chimici. Questi vanno a rovinare ovviamente l'effetto benefico dell'olio essenziale. Ma cosa più importante è che l'olio essenziale, una volta adulterato, diventa effettivamente addirittura pericoloso, perché l'olio essenziale penetra nella membrana delle nostre cellule. Quindi pensate se non è realmente puro al 100%, quali sostanze tossiche potremmo ingerire. La commercializzazione di un olio essenziale generico ha un percorso fino ad arrivare al consumatore della piccola, media, grande distribuzione che effettivamente può generare interferenze nell'olio, quindi che possa essere effettivamente adulterato. doTERRA, la differenza di doTERRA è che dall'agricoltore doTERRA arriviamo direttamente al consumatore attraverso consulenti come me, Margherita. Quindi tutta la parte di commercializzazione della piccola, media, grande distribuzione non esiste. Quindi l'olio, come viene estratto da doTERRA, arriva ai consumatori. Quindi questo è molto importante da sottolineare. Per quello ci teniamo a parlare sempre di oli essenziali doTERRA, perché adesso, come vi illustreremo, possiamo certificarne, garantirne la qualità e la purezza. Perché gli oli essenziali doTERRA vengono lavorati e certificati attraverso 5 test di laboratorio. Il protocollo di qualità è certificato CPPG, quindi puro grado terapeutico certificato, e lo trovate sotto ogni boccetta. Adesso provo a farvelo vedere, per quanto si veda nella telecamera, ogni boccetta di oli essenziali doTERRA ha un codice di riferimento che ne certifica la qualità e la purezza, e con questo codice di boccetta potete risalire attraverso i siti doTERRA in internet a tutti i test che sono stati effettuati su quella boccetta. Quindi ogni boccetta non è a test, come solitamente può avvenire nella grande distribuzione, ma ogni boccetta di doTERRA viene certificata e siglata. Altra cosa molto importante è doTERRA estrae gli oli essenziali in 44, oltre 44 paesi del mondo. Questo perché? Perché ci tiene ad estrarre gli oli essenziali dall'habitat naturale, quindi dove le piante, gli alberi, gli agrumi, tutta la natura dalla quale viene estratto l'olio essenziale si trovi nel suo habitat naturale. Questo ne certifica di più la purezza e la certezza di avere un ingrediente naturale non contaminato. Altra cosa molto importante di doTERRA è la modalità di come gestisce l'attività di estrazione in questi paesi. Questa società, dove doTERRA arriva per coltivare le piante che servono per gli oli essenziali e comunque estrarre dove già presenti, crea lavoro nelle aree rurali, negli agricoltori, contribuendo e quindi garantendo dei pagamenti equi,
fa formazione, crea cooperative e porta infrastrutture come scuole ed ospedali. Inoltre, doTERRA si occupa in modo particolare delle categorie di donne e bambini che molto spesso nei paesi più disagiati sono la categoria che viene più sfruttata e soffre di più delle situazioni stringenti che possano esserci in alcuni paesi. I metodi di utilizzo, quindi, come dicevamo, gli oli essenziali apportano moltissimi benefici. Come? Adesso iniziamo a vedere un attimino come utilizzare gli oli essenziali. Tre metodi sono i principali metodi di utilizzo degli oli essenziali. Quello che molti di voi conoscerete, ovviamente, l'uso aromatico, quindi in diffusione. Attraverso un diffusione, noi consigliamo sempre diffusore ultrasuoni, perché non distruggono le cellule dell'olio essenziale, e quindi per inalazione, o per via nasale, o per diffusore, o addirittura con le mani, strofinato nelle mani, annusando nelle mani, e questo permette all'olio essenziale di arrivare direttamente a sangue, polmoni, cervello e le nostre cellule. Considerate che nel giro di 20 secondi l'inalazione dell'olio essenziale raggiunge il cervello, in 2 minuti il flusso sanguigno, in 20 minuti arriva direttamente alle nostre cellule. Quindi con questo metodo influisce sull'umore, in diffusione sempre molto utilizzati gli oli essenziali per l'umore, quindi per portare dei benefici al nostro stato d'animo, alle nostre emozioni, attraverso il sistema nervoso. Purifica l'aria, considerate che tutti i benefici che gli oli essenziali portano a noi come esseri umani o agli animali, lo stesso lo fanno nell'aria, quindi quando diffondiamo un olio essenziale, una miscela che combatte batteri e virus, anche l'aria si purifica, l'aria in cui viviamo intorno a noi diventa pura e poi apre le vie respiratorie. Abbiamo un altro metodo molto utilizzato, ovviamente l'uso topico. L'uso topico è direttamente sulla pelle, puro diluito. Molti oli essenziali possono essere usati puri, la maggior parte consigliamo soprattutto animali e bambini, che venga diluito con un olio di cocco frazionato, olio di mandorle o semplicemente anche con olio evo, quindi olio extravergine di oliva. Viene quindi messo, massaggiato sulla pelle, muscoli, tendini. Per gli animali consigliamo, poi vedremo meglio con Margherita, di massaggiare i punti chakra dell'animale per aiutare ancora di più a portare questo benessere. E in questo modo, attraverso il massaggio, viene rapidamente assorbito, penetrando direttamente nella pelle e aiuta il sistema immunitario, proprio a livello fisico, dà sollievo immediato, aiuta in caso di dolori, quindi proprio, e anche l'aspetto, un po' quello che dicevamo prima, proprio della pelle. Terzo metodo è l'uso interno, quindi per via orale. Quindi il via orale arriva direttamente all'organismo, aiuta il sistema immunitario, il sistema nervoso, il sistema digestivo, bocca, gola, quindi tutti gli organi che nel momento in cui ingeriamo qualcosa vengono subito a contatto anche con l'olio essenziale. Può essere utilizzato in un bicchiere d'acqua, quindi 1 o 2 gocce. Precisiamo che gli oli essenziali doTERRA, essendo puri, sono veramente forti, veramente una goccia è sufficiente. All'inizio uno non ci crede, prova sempre con 2 o 3, poi capisce che è vero. tantissima gente che alla fine mi dice: avevi ragione, bastava una goccia. Quindi in una goccia, in un bicchiere d'acqua è sufficiente, oppure possono essere ingeriti direttamente in capsule vegetali, vi faccio vedere. Capsule vegetali, per esempio, magari possiamo dire sull'origano, mi viene il primo che mi viene in mente, un olio molto forte, anche come sapore molto buono, e però effettivamente se deve essere ingerito per combattere effettivamente piccoli malanni stagionali o aiutare il sistema immunitario, è meglio in capsule, 3 gocce in una capsula e viene ingerito con l'acqua, oppure direttamente in bocca, 1 goccia sul palato e poi si beve tranquillamente. Aromaterapia. Adesso iniziamo a analizzare appunto tutti questi metodi che abbiamo visto insieme e entriamo un pochino più nel focus della serata a vedere come agiscono e come possono essere utilizzati sui nostri amici animali.
Partiamo dall'aromaterapia, che abbiamo visto che è il primo metodo effettivamente più utilizzato, che influisce molto sulla parte emotiva anche dei nostri amici animali. È molto importante quando usiamo un diffusore in diffusione, gli oli essenziali con gli animali, di lasciarli in un ambiente aperto, quindi lasciare la possibilità agli animali di girare, uscire, entrare dalla stanza dove l'olio è in diffusione, perché sono esseri talmente intelligenti che non hanno bisogno di sapere o essere guidati da noi di quanto tempo devono stare a contatto con l'olio. Quando per loro è troppo, usciranno e torneranno nella sala quando sentiranno che effettivamente ne hanno bisogno. Quindi areggiare i locali, tenere locali, spazi aperti, per permettergli di entrare in contatto con gli oli, portargli benessere, ma senza soffocarli effettivamente, dargli magari una sensazione sgradevole. Sono stati fatti anche diversi studi sul comportamento in animali in massa, per esempio in canili. Abbiamo tirato fuori un po' di studi, ne abbiamo riportato uno, fatto su 55 animali a quattro zampe in un canile, dove è stato studiato il comportamento attraverso l'utilizzo degli oli essenziali. Quindi col metodo in diffusione per 4 ore per 5 giorni, è stato visto che utilizzando gli oli che adesso vedete, camomilla, romana, lavanda, peppermint e rosmarino, il comportamento degli animali effettivamente ne gioiva, quindi portava un benessere. Camomilla romana, molto utilizzato soprattutto nelle situazioni di animali aggressivi che hanno avuto comunque, hanno una memoria di pensieri o di vissuto pesante, quindi camomilla romana li porta ad una situazione più di relax e attenua molto l'aggressività. Lavanda, conosciuto penso ormai da tutti, dà un senso di calma, di serenità. Peppermint, allo stesso modo, lavora direttamente sul sistema nervoso, quindi influisce in modo positivo ad abbassare i livelli di stress dell'animale. E rosmarino, oltre ad avere tantissimi benefici anche a livello di diffusione per i parassiti, tenere lontani gli insetti, un po' come accennavamo prima, aiuta a nei momenti di stress anche dell'animale. Stress inteso anche come appunto situazioni traumatiche che l'animale può aver vissuto. Adesso lascio la parola a Margherita, andiamo avanti sempre parlando dell'utilizzo degli oli, entrando un pochino più nello specifico di quali sono alcune particolarità che possiamo vivere con i nostri animali e come utilizzare gli oli per i loro benefici. Ne vedremo alcune, quelle magari più comuni, perché altrimenti ci sarebbe da parlarne una settimana. E quindi adesso Margherita illustrerà quali sono tutte le quotidianità che viviamo con i nostri animali e come possiamo aiutarli e supportarli. Grazie Marghe. Ok, bene. Allora, che dire, gli animali anche loro possono beneficiare dei nostri oli essenziali e vediamo come, entrando un po' più nel merito. Quindi gli animali sono un po' più sensibili rispetto all'umano e cosa succede? Perché attraverso i suoi bulbi piliferi loro assorbono dalle ghiandole sebacee l'olio essenziale. Quindi la cosa che è bella e importante è che comunque beneficiano subito, direttamente, dagli oli essenziali, ma dobbiamo anche prestare un po' attenzione a ciò che noi andiamo a miscelare sia topicamente che in aromaterapia, come diceva prima la Moira, piuttosto che anche ingerendo. Poi vedremo come più nel dettaglio. Da animale a animale c'è anche una differenza di assorbimento attraverso questi, come si diceva prima, di follicoli piliferi, di specie in specie, loro assorbono un po' di più. Quindi abbiamo, per esempio, se facciamo un po' un esempio, sul gatto
piuttosto che un coniglio, ovviamente il nostro coniglio servirà più olio essenziale perché ha più ghiandole sebacee che fanno un po' da sacca, da ristagno del nostro olio essenziale, che poi è subito pronto lì, che scende e entra direttamente in circolo nel nostro animale. Quindi cercando di dare attenzione agli oli essenziali che noi utilizziamo, possiamo vedere che nel gatto, per esempio, dobbiamo utilizzare degli oli essenziali prestando una grande attenzione e soprattutto diluizione bassa di alcuni oli, perché per esempio il gatto lui non ha un enzima che riesce a smaltire tranquillamente questo tipo di olio essenziale, tipo come gli agrumi, la melaleuca, il tea tree, il timo, che sono tutti oli caldi, i chiodi di garofano, il tengrì, la menta piperita, piuttosto che il cipresso o, strano ma vero, anche la nostra camomilla, che prima ne abbiamo parlato, però per il gatto dobbiamo utilizzarla in un dosaggio basso. E poi vediamo anche i dosaggi. Invece per il nostro amico cane è la stessissima cosa, tranne che ci sono delle varianti. Lui può utilizzare, esempio, la camomilla romana, ma lui non deve utilizzare poi altri oli, tipo l'anice e il ginepro, molto diversi dal nostro amico gatto peloso. Però anche in lui dobbiamo prestare attenzione nelle diluizioni a basso diluizione dell'olio essenziale, il timo, l'origano, il tengrì, la melaleuca, il tea tree, il ginepro, la canfora, la cannella e i chiodi di garofano. Ovviamente nel cane troviamo tutti oli caldi. Perché vi dico oli caldi? Perché andando avanti, oppure magari quando si parla con qualcheduno, piuttosto che anche in qualche rivista, in qualche libro, accennano di questi e parlano di questi oli caldi. Ecco perché. Le diluizioni, qui abbiamo fatto un piccolo promemoria, come un cucchiaino in teoria contiene 5 ml di olio vettore, come diceva prima Moira, e un cucchiaio un 15 ml. Adesso vediamo come usare in attenzione, ma soprattutto i punti che dobbiamo evitare. Non in bocca, ovviamente, anche se è vero che si possono ingerire e possiamo darli anche agli animali via bocca. Ovviamente via bocca si danno piuttosto a quegli animali di grande taglia, tipo la mucca, ecco, per pensare a una grande taglia negli animali. Non nelle orecchie, non nelle orecchie puri. Oppure no, nelle orecchie sì, nel cavo uditivo, però diluito, ma lo vediamo dopo in seguito. No negli occhi, ecco. E no nelle parti genitali, perché nelle parti genitali a volte è facile arrivarci senza neanche prenderlo in considerazione, magari quando facciamo anche il massaggio, come si diceva prima, il massaggio a livello dei chakra. E adesso vediamo una tabella, se volete fatevi pure uno screenshot. Perché abbiamo messo qui questa tabella e se voi date un po' un'attenzione alla goccina è la percentuale di olio essenziale all'1%, al 2%, al 3%, al 5%, al 10%, al 25%. E la parte dell'olio base, che olio base io consiglio sempre sugli animali, l'olio di cocco frazionato, come diceva Moira, ma anche l'olio neem, soprattutto come repellente. E una goccina, abbiamo visto che se noi trattiamo un cucciolo piuttosto che un toy, piuttosto che una piccola taglia, noi staremo sulla diluizione di 1-2%, con il 5 o il 10 o il 15 anche di olio vettore, anche il 20, 25, il 30, perché non cambia, più è diluito, ma non perde la sua proprietà, l'olio essenziale. Anzi, più lo si diluisce alcune volte, magari perché creiamo un nostro roll, o piuttosto creiamo anche uno spray a livello aromatico e poi si diluisce e poi noi andiamo a utilizzarlo. Ovviamente prima di usare una dose del 25% di olio essenziale, cerchiamo di capire, questo sarà un molosso oppure un cavallo, perché vediamo bene che dopo possiamo usare anche i nostri oli essenziali su tutti gli animali. Allora, poi ci sono alcuni accorgimenti e soprattutto alcune come dire, attenzioni per far sì che il nostro animale goda di questi oli essenziali, ma soprattutto ne beneficia al 100%. Ci sono alcuni momenti durante i viaggi, dipende come viaggiamo, c'è cioè chi viaggia con un animale magari nel portabagagli della macchina, come vedete qui bellissima dalla foto, piuttosto con il diffusore, come vediamo qui nella slide, il diffusore in macchina, oppure
oppure quando si porta col trasportino e mi viene in mente quando andiamo dal nostro veterinario di fiducia, piuttosto magari il gatto che penso che in macchina non si riesce a metterlo libero, se non è proprio un bravo gatto, oppure quando abbiamo tipo come la mia piccolina che ai primi tempi era diffidente e aveva un po' di paura, quindi la si mette nel trasportino e la si porta in giro. Io consiglio sempre quando alcuni animali, ma soprattutto anche quando non hanno nessuna patologia o nessuna problematica, di dargli sempre una goccina della nostra miscela del Serenity piuttosto che una goccina di lavanda. Se abbiamo il diffusore in macchina, che non dà fastidio all'autista, assolutamente no, possiamo metterlo direttamente in diffusione e oppure metterlo addirittura, come vediamo qui nel portabagaglio dove c'è il cagnolone con il bimbo, sulla copertina. Mettiamo una o due goccine, qua ci possiamo permettere anche una o due goccine perché andiamo a metterlo sul nostro palmo della mano e poi andiamo a strofinare le copertine, piuttosto se avete un cuscinetto, non so, la sua cuccia, dipende un po' come lo trasportate. Invece quando lo mettiamo dentro la gabbietta, io di solito adotto il sistema del cotone, un pezzo di cotone imbevuto di 3-4 gocce non è un problema, perché noi la mettiamo proprio all'inizio della gabbietta e lui pian pianino si avvicina, pian pianino nello stesso tempo fa aromaterapia naturale, ma inizia a rilassarci, a rilassarsi. Tutto ciò è per avere un viaggio molto sicuro e soprattutto tranquillo per i nostri amici pelosi. Andando avanti col tempo, e si arriverà anche alle belle stagioni, chiedo sempre di fare molta attenzione quando magari si va in giro, magari soprattutto negli orari più caldi, piuttosto che in piena estate, oppure a me è capitato con il mio Rottweiler, era grande di età, e quindi portarlo fuori anche soltanto a fare il bisogno, lui prendeva caldo, soffriva il caldo. Quindi io cosa faccio? Faccio così, inizio a far diffondere nel mio soggiorno, oppure dove lui soggiorna, quando rientra, prima di uscire però lo faccio, accendo il diffusore e lascio dentro in camera, in stanza, dipende da dove siete, in diffusione. Il diffusore che va, così quando torniamo lui beneficia di questo aroma, ma soprattutto di questo fresco, perché noi per il nostro amico peloso cane possiamo mettere peppermint, e sappiamo benissimo che la menta sprigiona questa fragranza molto fresca, ma che fa proprio rinfrescare, ve lo garantisco perché io la bevo durante l'estate. L'incenso, perché va a lavorare tanto sul suo sistema nervoso e soprattutto sul settimo chakra, che quindi va a riequilibrare. E la lavanda, perché magari si è anche soltanto stressato e un po' più agitato del dovuto quando si va in passeggiata. Non per forza solo quando fa caldo la lavanda. Per i nostri amici pelosi gatti abbiamo sempre diluiti al 10%, abbiamo questa miscela doTERRA, perché c'è la doTERRA di blu, che è buonissima per il nostro gatto, incenso anche per lui che va a lavorare sul settimo chakra, ma nello stesso tempo sul sistema nervoso, e la lavanda sempre per calmarli. Ok. Ecco, poi abbiamo anche, quando abbiamo questi bellissimi amici, le pulci piuttosto che altri insetti, sul nostro amico, o piuttosto quando ce li ritroviamo anche in casa. Quindi noi possiamo fare due cose. Io ogni tanto in diffusione metto sempre una miscela che si chiama Purify, e così in ambiente vado a debellare se c'è qualche insetto, piuttosto se alcune volte mi è capitato che abbiamo portato a casa delle pulci, a non per forza di averlo indosso il cane. Quindi quando mettiamo in diffusione il Purify, chiudiamo la finestra e la porta, ma l'animale non deve soggiornare. Lo facciamo andare una mezz'oretta in diffusione, poi spegniamo, areiamo l'ambiente, lasciamo le porte aperte e soprattutto passiamo l'aspirapolvere per tirare su tutto ciò che non va bene. Poi possiamo metterlo topicamente sui nostri amici pelosi, possiamo mettere sempre questa miscela che è il Terra Shield, molto buona, e io ve la consiglio soltanto spalmandone 2-3 goccine sui nostri palmi delle mani, strofiniamo e poi andiamo a fare un massaggio del nostro pet, del cane, dalla testa, non vicino agli occhi, ricordiamo, dalla testa, dal settimo chakra, scendendo fino alla fine della coda, ecco, in modo che è un massaggio stimolante, ma nello stesso tempo è un massaggio topico, in modo che non abbiamo bisogno, magari c'è
quel gatto o quel cane che non ama essere, piuttosto che creata una miscela e poi spruzzata su con gli spruzzini, sempre dentro bottigliette di vetro, mi raccomando, perché l'olio essenziale è puro e potrebbe iniziare a intaccare la plastica, che non va bene, poi abbiamo agenti chimici all'interno. Oppure, meraviglioso, è la miscela che io creo sempre, è geranio con lemongrass. Lemongrass va a lavorare sempre come debellente di questi animali, ma soprattutto delle pulci, ma soprattutto lavora anche sul pelo e sulla cute del nostro animale, in modo che lo nutre anche. E poi vedete, dopo che un po' di tempo che voi utilizzate la lemongrass, anche il pelo rimane più luminoso e sembra più leggero, più soffice, perché l'ha nutrito, perché è proprio un nutrimento sia della cute dell'animale che del pelo. E il geranio è sempre un repellente naturale, però ha questa fragranza molto floreale. E io di solito metto una goccina in tutte le mie fragranze che creo, anche per noi, va benissimo. In diffusione invece potete provare 10 gocce, pepe nero, origano, wild orange, che è la nostra arancia dolce, e la menta, sempre peppermint. E lo lasciate andare in diffusione, ripeto, da un'ora a una mezz'oretta non è un problema, qui però teniamo le finestre e la porta aperta. Il nostro amico deve essere sempre libero di muoversi, perché tanto loro hanno la loro intelligenza e riescono comunque a capire. Ok, può capitare questa problematica sui nostri amici pelosi di purtroppo contrarre queste malattie della rogna, la carosi e la scabbia, che portano dell'infiammazione, perdite, chiazze, di mancanza di pelo e soprattutto un prurito. Ecco, io consiglio sempre di utilizzare la melaleuca, il tea tree, che nello stesso tempo è un antifungino, ma nello stesso tempo va a debellare questi insetti, un po' come vedete anche dalla slide, ma la lavanda che va a calmare il suo prurito e nello stesso tempo anche l'elicrisio diluito al 5%, perché è molto importante come olio, quindi lo utilizziamo diluito, ma lui va a rimarginare e a risanare magari la parte piuttosto che la chiazza o piuttosto anche soltanto dove ha avuto la puntura di questo insetto. Qui ritroviamo sempre il nostro Purify come miscela in diffusione, assolutamente sì, e qua anche un quarto d'ora, ma tutti i giorni. Ricordo sempre, l'animale non deve soggiornare dove stiamo mettendo in diffusione il Purify, ma apriamo poi le finestre e lasciamo la porta aperta prima che soggiorna l'animale, perché avendo queste problematiche noi qualche animaletto, piuttosto che in casa, piuttosto che mi viene in mente nelle stalle, nei ranch, nelle fattorie, è un po', diciamo, una malattia che capita, perché insomma. Poi io ho scritto qui questa miscela molto particolare, a me piace tanto perché alcune volte possiamo creare delle miscele soltanto per dare tono e supportare il nostro amico peloso. E io vi ho messo dentro l'origano, il timo e il basilico. Intanto l'origano e il timo rimangono sempre di quegli oli caldi, come dicevamo all'inizio, che vanno diluiti, ma noi tanto si diluisce alla fine tutti quanti e quindi non c'è rischio. Abbiamo il basilico, che anche lui è un antirepellente sempre per gli insetti, piuttosto che per mosche, zanzare, le cose anche un po' più semplici. La maggiorana, la lavanda sempre, perché ci aiuta tantissimo a rilassare, toglie il prurito, ma comunque va a rilassare anche il sistema nervoso. L'elicrisio, perché è un olio molto importante a livello di cute, pelle e nello stesso tempo anche a livello mentale. La mente è sempre il nostro rinfrescante e poi diluiamo tutto dentro queste bottigliette, prendete la grandezza che più preferite, io in questo momento vi ho fatto vedere quella della lavanda e un flacone così, basta, avanza, mettiamo dentro il nostro olio di cocco frazionato, se no l'olio neem, e applichiamo dalle 8 alle 10 gocce sul nostro pet del nostro animale, non tutti i giorni, ovviamente quando noi facciamo questo trattamento una volta a settimana è più che sufficiente. Iniziamo, poi dopo più avanti vedrete anche la slide, iniziamo sempre dalla parte più alta,
del corpo del pet, del nostro animale, scendendo fin giù. Io metto sempre anche una goccina alla terminazione della coda, perché la coda è quella che sta in giro, va in mezzo a tutte le erbe, piuttosto che nei campi, piuttosto che nella strada, e quindi se c'è un qualcosa lo allontana già naturalmente. E gli oli che secondo me non dovrebbero mai mancare in casa: il legno di cedro, la lavanda, la lemongrass, la citronella, il fracking incense che è incenso, la menta che è il peppermint e l'olio di cardamomo. Sono oli che è bene avere sempre in casa per i nostri amici pelosi. Eccoci qui, io qui consiglio sempre di lavorare su una prevenzione. La prevenzione è sempre meglio che andare a curare. Ovviamente per qualunque problematica un po' più interessante, un po' più profonda, rivolgetevi sempre al vostro veterinario di fiducia, che oramai sono in tantissimi che utilizzano gli oli essenziali. Per esempio la mia veterinaria, lei li utilizza, e quindi a volte è anche bello perché abbiamo anche questo confronto con loro. Quindi in prevenzione noi possiamo creare questa miscela sempre con un olio vettore, in questo caso olio di cocco frazionato, molto leggero. E poi è frazionato, quindi è sempre molto fluido. E mettiamo dentro le goccine di geranio, incenso, basilico, l'herbe witai, la lavanda e la melaleuca, che è sempre il tea tree. Come vedete, alcuni oli si ripetono perché hanno delle grandissime proprietà, soprattutto sono oli importanti e certificati di grado terapeutico, che sono molto che si possono utilizzare per più cose, diciamo, come proprietà curatrici. Poi abbiamo, se per caso il vostro animale nel condotto uditivo ha qualche problematica, possiamo utilizzare questa miscela, piuttosto che poi potete scegliere, non so, ha una infiammazione piuttosto che un battere, noi possiamo creare col geranio, oppure possiamo miscelare il geranio con l'incenso, perché vedete che è sempre antinfiammatorio, ma l'incenso è anche anticatarrale. Quindi se il nostro amico, può capitare, per esempio il nostro, quando va un po' in macchina, alcune volte dopo non ha più la voce, tesoro, e quindi noi utilizziamo sia l'incenso che il geranio che la lavanda, e la melaleuca un pizzichino, ma proprio mezza goccia. Cosa vuol dire? Intingiamo lo stuzzicadente dentro il flaccone e poi lo stuzzicadente che estraiamo dalla bottiglietta la andiamo a far girare dentro la miscela. Ecco la mezza goccia, perché mezza goccia non riusciremo mai a farla scendere. Perché poi cestinare mezza goccia no, assolutamente no, perché sono oli molto importanti e molto preziosi. Quindi poi abbiamo anche l'arbovita, è sempre antibatterico, però qui diventa antifungino e calmante, come la nostra lavanda. Però la lavanda riesce a debellare anche quel prurito dopo alcuni morsi tipo da ragno, piuttosto che da zanzara, che sono un po' più fastidiose, che creano quel prurito proprio. La melaleuca è un antisettico, antibatterico e un disinfettante. Se anche per noi, se siamo in giro e non abbiamo disinfettanti, garantisco che la melaleuca è un ottimo disinfettante. Eccoci qua. Come si diceva prima, gli oli essenziali mai direttamente nel canale uditivo, ma sempre diluiti. Io faccio per esempio 3-4 volte come prevenzione questa cura ai miei amici pelosi, e di cui avete mai avuto problemi. Quindi noi cosa possiamo fare? Applicare mediante un batuffolo di cotone, e possiamo anche mettere questa soluzione dall'1 al 15%, dipende che tipo di animali avete voi, e posizionarlo per 12-24 ore dentro il condotto uditivo, se non dà fastidio al vostro animale, perché alcuni lo rifiutano, e quindi io vado con la pulizia, come ho detto prima. Possiamo anche creare uno spray in una bottiglia di vetro da 30 ml, noi mettiamo dentro dell'alcol di grano, e dalle 7-8, ma anche se diventasse 6, non è in più, magari qualche cosina in meno sì, ma in più no. Poi aggiungiamo un cucchiaio, che un cucchiaio abbiamo detto prima che è intorno ai 10-15 ml di olio di cocco frazionato, una goccia, mi raccomando, perché questo è un olio caldo di chiodi di garofano. La melaleuca, vedete, pian pianino, più sono forti gli oli essenziali, meno gocce utilizziamo. Più sono naturali per loro, per loro. E teniamo sempre in considerazione che abbiamo un animale.
lemongrass e la copaiba, che un olio e una resina, è una resina molto importante, nello stesso tempo va a risanare tutto ciò che riguarda pelle, tessuti, ma anche i tendini e i legamenti. Eccoci qua. Questa è un'altra problematica che ogni tanto può sorgere ed è problemi intestinali, sia sul gatto che sul nostro amico Bao Bao, bellissima questa foto, loro due insieme, tanto amore. Quindi cosa succede? Noi possiamo prendere questa meravigliosa miscela, il zengeste, che io utilizzo tantissimo sulla mia piccolina, quando ha questo problema, che può essere diarrea, vomito, anche magari dopo un viaggio, come abbiamo detto prima, oppure è uno di quegli animali che se mangia qualcosa è facile avere tipo il vomito, proprio per sua natura. Ci sono gli animali che sono un po' più delicati. Quindi il zengeste, se si tratta di una problematica di diarrea, noi possiamo mettere, io dico sempre, qualche goccia sulla nostra mano, perché è la cosa migliore, la si strofina, e qui non abbiamo necessità di crearlo con l'olio vettore, possiamo farlo puro, perché poi noi andiamo a massaggiare sulla parte dell'intestino, della pancia, chiamatelo come preferite, pian pianino, con molta delicatezza. Non dobbiamo, mi raccomando, stringere, ma massaggiare dal basso verso l'alto, soltanto dando un po' la pesantezza della mano intera, non delle dita, delle punta, e tiriamo, perché tirando fate anche energeticamente lo scarico della malattia, dei famosi chakra. Invece la mirra, anche lei è molto buona. Se si hanno tutti e due, tanto di guadagnato, una goccia e una goccia, e andiamo a lavorare. Super provato sulla diarrea, si ferma subito, basta anche soltanto col zengeste. La mirra, anche se abbiamo vomito, piuttosto che in diffusione, li possiamo aiutare tantissimo. Un'altra bellissima e buonissima miscela, Longard, perché va a stimolare le sue difese immunitarie, ma nello stesso momento è anche un anti-vomito, calma, placa, perché contiene sempre il chiodo di garofano, come si diceva prima. E nello stesso tempo cambia anche le vibrazioni energetiche della stanza. Eccoci qua. Qui abbiamo questa meravigliosa, qua abbiamo voluto darvi una piccola ricetta per come creare la lettiera del gatto con i nostri oli essenziali, o del coniglio, ovviamente, perché adesso il coniglio fa parte sempre di più delle nostre case, e è molto simile al gatto, e diciamo che il coniglio, dopo lo vediamo anche dopo nell'altra slide, quindi dopo aver, facciamo così, prendiamo la sua sabbia, la versiamo all'interno della lettiera, e possiamo aggiungere dalle 5 alle 10 gocce di olio essenziale, del tea tree o di lavanda. Io faccio sempre così, dico sempre 7 e 3. A me piace metterle tutte e due, perché tutte e due hanno due compiti ben diversi, e quindi è importante avere la sinergia e soprattutto le proprietà di tutte e due. Va rinnovato ogni giorno, giustamente. Gli oli essenziali sono molto profumati, quindi hanno un'azione antibatterica, ma nello stesso tempo vi rilasciano anche questa fragranza e aiutano a prevenire le formazioni di odori sgradevoli e batteri. Possiamo fare anche così e prendere un altro, per più, se è più comodo, prendere un barattolo di vetro, mettergli dentro del bicarbonato, un barattolo di vetro così, barattolo dentro, mettiamo due cucchiai, poi dipende quanto è grande ovviamente anche la lettiera, perché questa miscela andrebbe spalmata su tutta la sua ghiaia, quindi vedete voi se due cucchiai, tre o quattro in base a quanto è grande. Lo mettiamo dentro questo barattolo e mettiamo dentro gli oli essenziali, sempre il tea tree e la lavanda, li chiudiamo, lo lasciamo tutta la notte a riposare, lì domani andiamo a spargerla su la sabbia della lettiera. Sono due possibilità, scegliete quella che vi è più comoda o che vi piace più preparare, giustamente. Allora, eccoci qua. Queste sono due problematiche molto importanti sul nostro amico a quattro zampe Bao Bao. E qui io chiedo sempre, se davvero c'è questo problema, di chiedere anche il consiglio dei nostri veterinari di fiducia. Ma nello stesso tempo però possiamo dargli una mano sostenendolo energeticamente e fisicamente, ma soprattutto diamo una mano all'organo che è
prese in considerazione come problematica. Qui abbiamo la cardiopatia mitralico e quindi vediamo un po' come possiamo aiutarlo. La cardiopatia per vizio mitralico è un accumulo di liquidi nel polmone, il battito viene irregolare con difficoltà respiratorie, affaticamento, aggravamento notturno, di solito di notte si sente un po' di più. Noi possiamo aiutarlo a livello topico oppure creando una miscela con Rolon di vetro. Il Rolon è quello, adesso ce l'ho più lontano, con la sfera sopra che si gira. Brava Moira, grazie. Fai vedere dopo gentilmente la sfera. Noi possiamo creare questa miscela sempre con un olio vettore, ovviamente, e mettiamo dentro una goccina di Air, che è un'altra miscela endoterra. Ecco, Moira vi sta facendo vedere, il Balance, che è un'altra buonissima miscela che va a aiutare tantissimo, nello stesso tempo abbiamo la nostra maggiorana. Sfido di provare anche la maggiorana nella cucina. La lavanda e l'incenso. In diffusione invece mettiamo il nostro miscela Motivat per dargli una mano al nostro amico. Questo è sempre, fa parte di un'altra problematica che può sorgere ai nostri amici, e qui abbiamo sempre, come dicevo prima, consultatevi sempre con un veterinario di fiducia, ma qui, ripeto, possiamo sostenerli, aiutarli e soprattutto cercare di farli stare un po' più calmi. Topicamente in diluizione al 10%, avete la vostra scheda, se vi siete dimenticati qualcosa non è un problema. Incenso, lavanda, bala, sempre una miscela, e la salvia sclerea. E possiamo applicare una goccia alla base delle orecchie, ovviamente, poi vediamo la slide, e dietro la nuca e sulle zampe posteriori. Eccolo qua, il nostro amico coniglio e coniglietti. Appartiene dalla famiglia dei leoparidi, è un mammifero di piccola taglia, dal carattere molto dolce, tranquillo, affettuoso e socievole. Amanti dello spazio, i nostri amici pelosi sono estremamente puliti, sono super puliti e comunicano in particolar modo tramite il linguaggio del corpo. Una cosa che chiedo sempre, provate a sperimentare, a me piace farlo tantissimo, ma con qualunque animale che avete in casa o anche quando lui esce, io ogni tanto mi soffermo e osservo, perché tramite il silenzio e l'osservazione riuscite a comunicare con il vostro animale, ma soprattutto riuscite a catturare e a comprendere delle cose veramente stupende col vostro amico a quattro zampe. Vabbè, avanti, se no mi perdo. E quindi riuscite a comunicare tramite il linguaggio del corpo del vostro amico, ma soprattutto anche attraverso i punti energetici. In natura il coniglio riesce a curarsi da solo, ovviamente tutti gli animali in natura sono super attenti, sono super bravi per loro stessi. Ovviamente, se abbiamo detto che è domestico, dobbiamo dargli una mano, un sostegno. Noi possiamo aiutarli attraverso rimedi altrettanto naturali e sicuri. Abbiamo detto prima che i nostri oli essenziali sono di grado terapeutico e sono super naturali, sono di grado certificati terapeutico. Gli oli di supporto per il nostro coniglietto abbiamo la lavanda, l'incenso, il gelare e l'elicriso in aromaterapia. L'elicriso è l'olio del risveglio dell'anima, sia per noi che per loro, aiuta nei momenti più difficili a trovare la speranza e la rinascita spirituale, dà coraggio e determinazione, funzione alla relazione e gerarchie. Invece le disfunzioni sono possessività, gelosia, tristezza, problemi di interazione con altri animali o con la famiglia. Noi possiamo mettere una o due gocce in olio essenziale di grado terapeutico dell'elicrisio in diffusione e lo lasciamo, come si diceva prima, dai 20 a mezz'oretta in diffusione. Poi se va anche un'ora non succede nulla, assolutamente. Topicamente possiamo sempre diluirlo con i 30 ml di cocco frazionato precedentemente. L'abbiamo già diluito, abbiamo messo dentro la nostra goccina e lo massaggiamo sul pet. Come ho detto prima, però possiamo anche mettere direttamente una goccina sulle mani, strofiniamo forte in modo da scaldarlo e poi andarlo a massaggiare dalla testa verso la parte finale del nostro corpo. E massaggiamo anche tutti i punti energetici del nostro amico coniglio, con molta delicatezza, mi raccomando. Concludendo il massaggio, soffermandoci sul quarto chakra, che adesso vedete che è il chakra del cuore. La posizione è tra il torace e le zampe dietro, in mezzo.
coniglio, zampa posteriore, zampa anteriore, in mezzo. Faccio così perché esistono sia i chakra anteriori che posteriori. Ecco, l'aromaterapia possiamo praticarla ed è sperimentata da me stessa, ho lavorato tantissimo nei maneggi e ho sperimentato sia l'aromaterapia che la cristalloterapia sui cavalli, che dovevano dare tanto, diciamo, ai loro padroni. Quindi l'aromaterapia possiamo lavorare con quei diffusori ad aria, che dove non c'è di bisogno di utilizzare l'acqua. Ci sono dei diffusori che si chiamano proprio diffusori ad aria, che emettono un getto più grande e più forte, ma nello stesso tempo vanno a bruciare solo l'essenziale. Quindi la fragranza è più intensa, si impregnano più facilmente le pareti e i pavimenti, o piuttosto se c'è del fieno, della paglia per terra, e quindi è un'aromaterapia a circolo continuo. Ovviamente si sta parlando magari di maneggi piuttosto che di stalle, in casa non ha senso, è un po' troppo. E siccome il cavallo è un animale che soffre facilmente di dolori nel senso di irritabilità, di iperattività, problemi sensoriali, la maggiorana è molto indicata. Nello stesso tempo è anche indicato dove in questi maneggi, in queste stalle, sono presenti poi per caso degli stalloni, quindi per tenerli un po' più tranquilli la maggiorana è molto indicata. Invece per tutti quei cavalli molto nervosi, stressati, ahimè a volte anche vittime di maltrattamento, oppure quando vengono trasportati da una nazione all'altra, a volte subiscono anche la separazione dal branco piuttosto che dalla mamma, e noi possiamo aiutarli con questo meraviglioso olio essenziale che è la rosa damasca. In aromaterapia possiamo utilizzare sempre, visto che il cavallo soffre così tanto di questi dolori, facendo e creando dei fanghi con dell'argilla con dentro chiodi di garofano, che è il nostro clove. E si va proprio a decongestionare, soprattutto a portare via l'infiammazione. E di solito si creano questi fanghi e si parte dallo zoccolo arrivando su fino alla la terminazione della gamba del cavallo, tutte e quattro le zampe. E il TerraShield è sempre quella miscela che abbiamo visto prima, che è un repellente naturale, un repellente, ripeto, per noi ma anche per gli animali. E giustamente il cavallo attira un po' più insetti quando in giro, e va benissimo per le mosche, per gli insetti, per tenerli lontani, e insetti in generale, in questo caso anche per il tafanno, perché è un insetto che viene molto, si avvicina tantissimo al cavallo. Invece abbiamo la nostra camomilla romana. E se il cavallo è un po' irrequieto, non sa i comandi o rimane un attimino più, che magari è stato fermo tanto tempo, quando esce, va al pascolo, si può anche imbizzarrire. È una cosa classica, normale, però succede. Quindi la camomilla è di un grande aiuto. In aromaterapia noi possiamo utilizzare anche questa meravigliosa miscela che è OnGuard. OnGuard è la miscela, come si diceva prima, delle difensive, ci aiuta tantissimo, ma nello stesso tempo è anche un antibatterico e antimicotico. È utile utilizzarlo sia puro sullo zoccolo del cavallo, piuttosto aggiungendo delle altre goccine come il timo, la melaleuca, quando il fettone del nostro cavallo inizia a fare un po' odore di marcimento, che può capitare, vabbè, poi comunque può essere visto anche una persona più specifica per la cura, però questi sono degli oli essenziali molto molto importanti per lui, per il fettone del cavallo. Alcuni suggerimenti, sì, perché il nostro amico cavallo a volte ama correre, ama sdraiarsi, rotolarsi anche lui, e alcune volte si può lacerare, fare delle abrasioni piuttosto che delle ferite. Noi possiamo sulle ferite addirittura anche pure, possiamo andare tranquillamente mettendo sempre, possiamo anche creare questa miscela
con olio di cocco piuttosto che puri, la melaleuca, la lavanda, l'incenso, e li andiamo a proprio mescolare e applicarli direttamente su puri. E se abbiamo anche in casa una pietra che si chiama rodonite, anche lei sopra, perché aiuta a cicatrizzare velocemente l'infiammazione e i dolori degli arti, come ho detto anche prima, del nostro amico cavallo. È un dolore che capita spesso, lo possiamo aiutare tirandogli via, portandogli via questi dolori, soprattutto la copaiba, come si diceva prima, anche per i tendini. Il cipresso che va a stimolare la circolazione, ma anche la circolazione linfatica, in modo da sgonfiare più facilmente. Il cipresso più basilico aiuta a sciogliere anche le rigidità muscolari. Anche qua vi consiglio di osservarlo il vostro amico cavallo e alcune volte anche, se riuscite, accarezzarlo. Loro sono molto buoni, quindi non è un problema. Se avete feeling, non fate fatica a farlo, sempre dalla parte alta della criniera scendendo giù, attenzione alle zampe posteriori, che il nostro amico a volte fa qualche dispettuccio la può alzare. Eccoci qua, arrivati alla slide dei nostri amici animali, ma soprattutto anche chakra. Allora, ahimè non abbiamo messo la slide del coniglio, ma ve la mandiamo, dei chakra, dei coniglio. Come vedete sono tre figure, volevo un po' spiegarvele. Nel cane vedete che ci sono gli stessi colori che vediamo nel gatto e nel cavallo, soltanto che nel cane vi abbiamo proprio fatto la zona interessata, la fascia proprio, perché non è un punto superiore e un punto inferiore e basta, no, è dalla parte superiore alla parte inferiore scende, quella è proprio una fascia, una zona interessata a quel determinato chakra. Ogni colore ha un suo nome e una posizione e numero del chakra, ma nello stesso tempo troviamo anche un olio essenziale che vi consiglio quando volete lavorare su una determinata situazione o piuttosto che su una determinata zona del vostro amico a quattro zampe. Per esempio sul primo, che si parte dal basso, che è la zona rossa, che è soltanto un punto, sì, perché ha un'aspirazione dal basso del terreno verso l'alto, intendo dentro il corpo del nostro amico. Spero di essere stata abbastanza chiara. E quindi del rosso, che lo trovate come nome e radice, se volete fatevi anche uno screenshot della foto, ma è Muladhara, è in sanscrito il nome Muladhara. Quindi è una zona dove noi potremo massaggiare e creare un olio, una miscela, anche per tirare via in tutte quelle emozioni che sono rabbia, paura, ansia, come dire, non attenzione, e quella è la zona che si potrebbe trattare. Invece la seconda è la zona arancione, che vedete sempre nel cane, gentilmente, arancione dalla parte superiore, la parte inferiore, quella è la fascia. Idem nel gatto, lo vedete, c'è soltanto nella parte superiore, ma è sempre la stessa area della zona del cane, così nel gatto e nel cavallo. E lui è l'arancione, che vedete che è il secondo chakra, che viene chiamato sacrale, e abbiamo come miscela, scusate, come olio essenziale, perché un olio è l'arbo vitae, ed è svadhisthana. Poi abbiamo il terzo chakra, che è giallo, come vediamo sempre sul cane, quella è tutta l'aria che viene interessata, che gestisce, che governa il terzo chakra, che è il plesso solare, e che noi abbiamo messo la lemongrass per il cane e il gatto, invece per il cavallo no. Noi nel primo abbiamo messo il cipresso, nel secondo abbiamo messo agrumi e nel terzo abbiamo messo il copaiba. Ok? Sono un po' diversi quelli del cavallo da quello del cane e il gatto. E la zona che va a governare, va a gestire tutte le emozioni. Strano ma vero, anche pensare negli animali, la gioia, la felicità che si esprime tantissimo. Io lo vedo negli animali, per esempio nella mia,
quando le do il comando che stiamo per uscire, che sa che ritorna nella sua natura libera, tranquilla, e si vede proprio questa gioia, questo amore di essere viva, libera, diciamo. Ecco, invece il quarto chakra, che è la zona verde, verde e rosa, potrebbe essere in alcune foto, la potete trovare anche rosa, e è proprio, vedete come si è un po' allargata come zona, ed è la zona che governa l'organo cuore, ma è la zona del chakra del cuore, quindi c'è dentro anche l'organo cuore. Sia nel cavallo, vedete, ce l'abbiamo dall'alto, crea proprio, come dire, un triangolo che comprende tutta la zona. E qui proprio nel cane non facciamo fatica a pensare amore puro, amore innocente, perché il cane è uno che dà amore, lo manifesta e lo manifesta ed è proprio amore. Ide nel cavallo. Il gatto magari lo manifesta meno, però comunque è sempre un animale molto amoroso. E qui lo troviamo col geranio, che può aiutare soprattutto nella difficoltà, magari nella manifestazione di alcune emozioni di alcuni animali verso di noi, o piuttosto verso i propri coetanei. E del cavallo. Nel cavallo invece abbiamo messo il peppermint, come olio. Andiamo sul quinto chakra, che è la zona azzurra o blu, perché vedete che nel gatto è un po' più un blu, anche nel cavallo diventa un blu un po' più intenso, ed è il quinto chakra, è il manifestarsi non tanto nel creare, ma nell'essere, è lì presente per noi. Svadhisthana come nome in sanscrito, invece voi qui lo trattate come chakra della gola. E abbiamo messo la lavanda per il nostro amico cane, gatto, e anche per la melaleuca per il cavallo. Ok, invece salendo arriviamo a un chakra soltanto con un simbolino, perché è solo quel punto. E qui siamo già sulla parte alta, la parte della testa, che come vedete ha due chakra. Ha il sesto e il settimo, che sono chakra che vanno a governare e aiutare e sostenere tutto ciò che riguarda il mentale, non essere molto statici, ma nello stesso tempo aiuta anche il sistema nervoso. E idem nel cavallo, lo vedete più in viola, piuttosto che poi diventa un color prugna viola scuro. Non so se riesco, è chiaro? E questi si chiamano il terzo occhio, che praticamente l'ajna, avrete sentito parlarne, e la corona, il chakra della corona, il sansara, l'apertura a tutto ciò che c'è nell'universo. Questi sono punti che possiamo massaggiare in senso antiorario, lì proprio così sulla testa, che poi loro amano essere massaggiati così. Inseriamo la mano a modo di pettine e pian pianino, con molta delicatezza, andiamo in giro, ruotare in senso antiorario e massaggiamo. Se ha un problema, come abbiamo visto prima, alle orecchie, agli occhi, c'è anche il cane che magari è un po' apatico, non riusciamo a capire il perché, è uno scarico, è un lasciare andare di qualunque problematica possa avere. E quindi lo possiamo anche aiutare, come abbiamo visto anche prima, con l'incenso e la mirra. E nel cavallo invece è incenso e lavanda. Sono degli oli molto molto preziosi, molto buoni per loro. Eccoci adesso, un bacio dai nostri amici a quattro zampe pelosi. E come acquistare i nostri oli essenziali di grado terapeutico doTERRA? Ma ve li presenta la Moira. Sì, ci sei, Moira. Scusate. Grazie Margherita, adesso chiudiamo dando alcuni aspetti tecnici, quindi come acquistare gli oli essenziali. Come dicevamo, gli oli essenziali sono dal costruttore, quindi dall'agricoltura e dalla lavorazione doTERRA, al produttore, quindi al consumatore, quindi